Umile e devoto protettore degli orfani e dei poveri, simboleggia la carità a San Giuseppe ed è proprio lo spirito caritatevole delle famiglie borgettane a caratterizzare la festività del 19 marzo. Le doti umane del falegname potrebbero essere alla base della nascita dei banchetti allestiti in suo onore. A Borgetto la tradizione delle mense di San Giuseppe si rinnova ogni anno e la pur missione è il motivo principale che spinge i borgettani ad allestire una mensa, perché dura una grazia ci si rivolge al santo con la promessa appunto di realizzare un altare se la si riceve. Questa mensa è stata organizzata per un dono ricevuto tempo fa, e siccome doveva essere fatta un po' prima questa mensa, solo che poi sono successi problemi familiari, non si è potuta più rifare e quindi l'abbiamo rimandata. E finalmente quest'anno è stato possibile esaudire questo desiderio. E anche la vostra famiglia aiuterà le persone in difficoltà del paese? Sì, soprattutto perché purtroppo ce ne sono molti. In questi tempi abbiamo visto che ci sono molte famiglie in difficoltà a causa della crisi, di tutti i problemi che sappiamo, e quindi cercheremo di fare il più possibile per le famiglie. Ho realizzato questa mensa perché ho fatto una promessa. La promessa è in merito a una grazia ricevuta. Un giorno abbiamo scoperto che mia moglie era incinta perché precedentemente avevamo avuto problemi. E allora quando abbiamo saputo della gioia immensa, della gravidanza, mi sono girato con San Giuseppe che ho questo quadro e ce l'ho io nel mio salone e ho detto: San Giuseppe, se tu mi fai questa grazia, ti faccio una mensa. E l'ho realizzata proprio per come gliel'ho promessa, quando gliel'ho promessa in questa maniera ed ecco qua tutto il mio lavoro che l'ho fatto con tanto amore. È tanto sacrificio perché proprio l'ho fatto io con le mie mani e alcuni ragazzi che mi hanno aiutato, che ringrazio veramente tanto. Ed oggi avete una bellissima bambina. E oggi abbiamo una bellissima bambina che si chiama Morena ed ha 1 anno e 3 mesi. Grazie a Dio sempre. Io con tutta la mia famiglia abbiamo deciso di realizzare questa mensa per una grazia che abbiamo ricevuto. In un momento molto difficile che ci ha veramente scoraggiato, abbiamo provato veramente un dolore immenso e ci siamo rivolti a San Giuseppe. Perché noi, come tutti i borgettani, insieme a San Giuseppe abbiamo la Madonna del Romitello, che per noi sono dei protettori e veramente in loro abbiamo trovato il miracolo che volevamo e oggi siamo qui a festeggiare tutti insieme appunto questo bel momento di tradizione, di devozione, di cultura, in cui sono tenuta a ringraziare tutti di vero cuore, amici, parenti, conoscenti e anche persone che dagli Stati Uniti hanno contribuito in ogni modo alla realizzazione di questa mensa. Da qualche tempo gruppi di giovani, associazioni e confraternite realizzano le mense in onore del patriarca. Anche quest'anno la congregazione di San Giuseppe ha allestito un altare per beneficenza ospitato in un'antica dimora di Corso Roma. Anche quest'anno ci siamo voluti adoperare per fare la mensa di San Giuseppe. Penso che sia doveroso da parte nostra, da parte della congregazione, di fare la mensa, anche perché lo scopo principale della mensa è quello caritatevole. Ricordo sempre che il nostro trascinatore Antonio Bartellino, con tutti i ragazzi che hanno lavorato per realizzare quanto avete visto, e la comunità tutta che si impegna tantissimo nel dare un contributo fondamentale per gli alimenti che vedete dentro. L'associazione Borgetto noi lo vorremmo così, dopo San Giuseppe Ripuviredde, questa volta ha proposto San Giuseppe Liburgise, semplice e sobrio, nel rispetto della tradizione del santo degli umili. Una mensa fatta da un contadino che era riuscito a acquisire un terreno o quantomeno ce l'ha in affitto. Quindi, insomma, è una mensa un attimino più ricca rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Ma sempre umile e all'insegna della solidarietà e della beneficenza. In una casa di via Sant'Agostino è stata allestita la mensa della congregazione di Maria Santissima del Romitello, gruppo religioso legato alla regina del Golfo di Castellammare, venerata dai borgettani e dagli emigrati. Suggestiva anche in questa occasione la mensa dei giovani di Largo Migliore, ragazze e ragazzi che si spendono concretamente a sostegno degli indigenti. La Proloco, in collaborazione con la Consulta Giovanile e l'Associazione Giuseppe Pirrone, ha realizzato l'infiorata in piazza Umberto I. Il tappeto di fiori, che raffigura San Giuseppe con il Bambin Gesù, è stato dedicato al piccolo Giovanni Brugnano, scomparso una settimana fa causa di un male incurabile. Come ogni anno cerchiamo di rinnovare questa usanza dell'infiorata, che è una bellissima cosa. Quest'anno ha un valore aggiunto,
perché questa è una perdita grossissima per Borgetto, un lutto un po', diciamo, un po' forte per questa comunità. Abbiamo dato questo piccolo segnale che per noi vale tantissimo, spero che venga apprezzato da tutti. Le vie del paese sono state animate dalla banda musicale Catanzaro, che ha suonato in ogni mensa, dal gruppo folcloristico Burgus e da quelli della Contradanza, che hanno fatto tappa a Borgetto nell'ambito del progetto GAL in Contradanza. Tra le altre iniziative organizzate in occasione della festività di San Giuseppe, l'aperitivo del contadino dell'associazione APAS e la mostra dei giochi del Novecento di Nino De Lisi.